Ciao amici, ben trovati per la prima volta, il mio primo video, un po' imbarazzato, un po' emozionato, ma vabbè. E sono qua per proporvi, per farvi vedere, farvi conoscere, non proporre perché non è che vendo io, anzi ho acquistato io, per farvi conoscere il set delle punte fostre della Axe Mister. Un cofanetto veramente, veramente bello. Esteticamente e credo quasi sicuramente anche a livello di taglio, di foratura, di qualità della lama. Non l'ho ancora provato, sarà il mio prossimo video. Faremo un test su vari tipi di legno e vedremo come si comportano poi queste punte. Ma il cofanetto l'ho scoperto così per caso, acquistando altri materiali, delle T-Track, delle cosine che poi mi serviranno per il mio prossimo progetto, che sarà il banco fresa. E quindi sfogliando un po' il catalogo mi sono imbattuto in questo set. Stavo per acquistarle da un'altra parte, un altro set con meno pezzi, meno misure. Quando ho visto questo qua me ne sono innamorato letteralmente. Il prezzo non è economico al massimo, un po' costa, ma cioè costa, ma per come è fatto nemmeno più di tanto, cioè nel senso che andrebbe bene anche come veramente come un regalo a un amico, a un appassionato, a un appassionato di fai da te, di falegnameria, perché veramente veramente fa gran bella figura. Comunque non mi dilungo oltre, altrimenti io annoio, ve lo faccio vedere, spero vi piaccia. E a me è piaciuto molto e vi saluto già da ora e vi do appuntamento al mio prossimo video, dove andremo a provare questi qua. E poi spero che sia una lunga serie di video in cui posso divertirmi io e far vedere a voi quello che mi piace fare, mi diletto a fare, e perché no, se può esservi d'aiuto o consigli vari eccetera, io sono qua. Ciao amici e alla prossima. Ciao ciao. Bene, eccolo qua. Questo è il set. Ho dato il codice nel caso vogliate ordinarlo o farvi questo regalo. Bello, bello veramente. La confezione in legno, un rosso ciliegio, bella finitura, effettivamente una bella finitura. E andiamo ad aprire la scatola. La scatola ha due cerniere. Andiamo ad aprire e andiamo a vedere subito la prima particolarità. Le doppie cerniere. Praticamente la scatola non si apre a 90 gradi, ma si apre a 180 gradi, si apre completamente. Va a creare praticamente questo ripiano imbottito di spugna, su cui possiamo poi appoggiare le nostre frese, le nostre punte, mentre usiamo, prima di rimetterle al loro posto, prima di andarle poi a riporre. Quindi è comodo come è fatto, è studiato, è bello, veramente bello, rifinito, bello. Una gran bella confezione. Oh, ecco qua, queste sono le punte, tutta la serie. L'apertura avviene in questo modo. Andiamo a togliere questo adattatore, lo mettiamo. Così si presenta la scatola una volta aperta completamente. A portata di mano le punte una volta sollevate. Questa è la chiavetta a brugola, eccola qua, che poi useremo per bloccare gli adattatori delle varie punte. Adattatori che andiamo ad utilizzare con l'inserto regolatore di profondità del foro, tutto in metallo, un cuscinetto, vedete,
tutto in metallo, un cuscinetto, questa è una lega, comunque sempre metallo, non è plastica, veramente ben fatto anche questo. E il blocco punta, ce ne sono ben tre, ovviamente a secondo della punta che andremo a utilizzare, del gambo della punta che andremo a utilizzare. Questo è il medio, il grande e il piccolino già montato. Si bloccano tramite un anello Seger, ecco qua, semplice da rimuovere. Le varie frese con il gambo di diverse misure, ovviamente andiamo dalla 10 fino alla 50, questa che è un nano è la 35, la tipica 35. Eccole qua. Come dicevo prima, la vera prova è quella poi del taglio del foro, ma i taglienti sembrano molto ben affilati, ben fatti, ben lavorati, veramente veramente una bella punta. Complimenti a Smith per aver assemblato questo kit. L'ho trovato per caso sfogliando il loro catalogo, dopo aver preso da loro qualcosina per poter equipaggiare il mio prossimo progetto, che è quello del banco fresa. Ho preso delle T-track della UJK, dei morsetti della UJK, e ho trovato questo set. Stavo per comprarne un altro non così completo e soprattutto non con questa scatolina in legno. Una volta visto questo non ci ho pensato due volte, è veramente veramente bello. Il prezzo è abbastanza elevato rispetto agli altri set che si trovano, ma giustificato senza nessun dubbio, anche perché tra l'altro sarebbe anche un bel regalo per un appassionato, quindi anche sotto quel punto di vista non ci penserei due volte a regalare a un carissimo amico appassionato di falegnameria un oggettino del genere, e soprattutto in laboratorio fa la sua gran bella figura. Quindi amici, ecco qua, io ve l'ho presentato. Nel prossimo video andremo a fare dei fori nei vari legni, proveremo queste punte, ma ripeto, da quello che vedo così a prima vista non ho dubbi che anche il taglio sia ottimo. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. È il mio primo video, qualche incertezza, un po' di imbarazzo, ma vabbè, è normale. Ok, alla prossima, quando andremo a provarli. Ciao ciao.